Buongiorno a tutti e benvenuti in questa 20ª Domenica del Tempo Ordinario. Il Vangelo di oggi ci consegna un brano che a detta di molti esegeti è quasi un brano incastonato postumo in questo capitolo, un ricalcare la mano su quello che è il mistero eucaristico. Potremmo definirlo un cantico eucaristico, un sottolineare l'importanza di celebrare questo mistero, questo sacramento, in una forma ben precisa. Ascoltiamo ora le parole del Vangelo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Questo passo che abbiamo ascoltato e che è il penultimo che ascolteremo del capitolo 6 ricalca parole che abbiamo già sentito da Gesù, quasi un ritornare insistentemente su cos'è l'Eucaristia, cos'è il pane di vita e come siamo chiamati ad assumerlo nella nostra vita. Un modo che ha Giovanni, questo Vangelo, che è un Vangelo condiviso in questa comunità che riflette e medita sul mistero di Cristo, per indicare qual è la via, qual è il modo con cui metterci di fronte a Gesù e farlo vivo, renderlo vivo oggi. Non un rito, non una memoria, non un ritornare a quello che è stato un bel ricordo, un momento particolare della vita di Gesù, ma quello che si chiama in liturgia un memoriale, cioè un tornare a vivere quello che è un momento particolare che ci è stato consegnato da Gesù stesso. È interessante questo perché sappiamo che il Vangelo di Giovanni nell'ultima cena non ci consegna il rito eucaristico come gli altri Vangeli, ma ci consegna la lavanda dei piedi. E non è un caso, secondo me, che questo accada. Sappiamo che quanto ci viene consegnato nell'ultima cena non vuole essere un segno distintivo, un qualcosa di statico, ma in modo concreto di mostrarci cosa significa seguire il Signore, seguirlo nella sua parola. Nella lavanda dei piedi ci indica la via del servizio, del servire il fratello, di mettersi con umiltà a disposizione a condividere e a prendersi cura dei fratelli e condividere ciò che abbiamo. Ecco che allora l'Evangelista in questo capitolo, che anticipa di molto ciò che accadrà a Gerusalemme, e vuole quasi riprendere un momento della vita comunitaria, un momento di quel modo che hanno scoperto i cristiani, che hanno coltivato come modo per vivere concretamente lo stare con Gesù, che è quello dell'Eucaristia, quello che è quello della condivisione, che è quello del nutrirsi del pane e del vino, che sono sacrificio, che simboleggiano la vita donata di Gesù per noi. Risuonano ancora in questo Vangelo le parole e mormorazioni dei giudei. È difficile accettare che Gesù si doni nella nostra vita, perché non riusciamo a capirlo fino in fondo. I giudei stessi, di fronte a questo darsi nella carne e nel sangue, non riescono a capire come questo possa avvenire. Siamo lontani da quella croce che ci illuminerà in quest'ottica cosa significa donare la vita per i fratelli. Però Gesù ci invita ugualmente a fidarci della sua parola, a nutrirci di lui, a stare con lui,
Ma non uno stare che è lo stare di chi vuol comprendere, di chi vuol ascoltarlo per meditarlo e magari farlo fare proprio alcuni dei suoi insegnamenti. È uno stare concreto. È un po' strano dire queste parole di fronte a una telecamera, perché in questo periodo dove sono tanti coloro che stanno usando i social, i video, le trasmissioni televisive per accedere alla parola, ecco che parlare di vita concreta suona quasi una distonia. Che senso ha registrare e ascoltare e meditare e basta se non c'è un incontro vero col Signore? Beh, io credo che queste siano forme moderne per invitare tutti ad accogliere nella quotidianità questa parola di Dio. È solo uno strumento nuovo per ascoltare la sua parola. In passato avevamo riti, avevamo situazioni, avevamo uno stile di vita che ci portava la sua parola in determinati momenti. Ora abbiamo bisogno di accoglierlo in forma nuova, ascoltarlo da voci nuove e attraverso strumenti nuovi. Ma sono tutte occasioni per poter portare con noi e ascoltarlo. Certo, non è sufficiente, dico io. È bello ascoltare la parola di Dio, è bello ascoltare questo meditare su quello che Dio ci invita a vivere, Gesù ci propone come stile di vita, però questo poi deve farsi azione concreta. Ed è ancora più bello, secondo me, che questi strumenti, che queste occasioni possano diventare veri e propri modi per riscoprire la bellezza delle nostre liturgie, riscoprire quanto in quel rito, in quel sacramento che viviamo, siamo invitati a vivere tutte le domeniche insieme ai fratelli, c'è una vita concreta, c'è un modo per dare sostanza a quello che sono delle belle riflessioni. Gesù ci invita a vivere e a nutrirci dell'Eucaristia, del suo pane, del pane che diventa suo corpo, di quel vino che diventa suo sangue, proprio per indicarci che questi che sono segni si trasformano in vita vera, in una vita che si deve incarnare anche in noi, deve trasformare il nostro modo di stare in mezzo ai fratelli, deve trasformare le nostre esistenze. C'è una bella lettera apostolica uscita un paio d'anni fa che si chiama Desiderio e Desideravi. È un modo con cui Papa Francesco ci invita a riflettere proprio sulla liturgia. Liturgia che si fa desiderio, che si fa voglia di vivere, desiderare l'incontro con il Signore. Un incontro che deve essere vivo e vivificante per la nostra vita. Troppe volte le nostre liturgie diventano liturgie un po' stanche, un po' faticose. Non viviamo quel momento come un momento di vita vera, ma quasi fosse una ripetizione di alcuni gesti. La liturgia ci insegna con una densità, che è una densità molto importante, a accogliere nella nostra vita tanti gesti, una simbologia che ridà significato a un modo di stare con i fratelli. Ecco che allora questo brano di Vangelo che abbiamo ascoltato nelle parole di Giovanni vuole proprio forse anche sottolineare questo aspetto, come l'attenzione che dobbiamo avere quando viviamo questo incontro col Signore, quando dobbiamo cercarlo non semplicemente per ricordare ciò che il Signore ci ha insegnato, ma vogliamo renderlo vivo e vivente nella nostra vita. Una liturgia che si trasforma in gesti concreti. Pensiamo come sarebbe diverso per tutti noi partecipare a una messa dove, anziché magari sbadigliare perché siamo un po' assonnati da una predica un po' troppo lunga, imparassimo a accogliere e ascoltare con più attenzione ciò che la parola ci racconta, ma anche le reazioni che questo deve suscitare in noi, in una comunità che si incarna in un luogo, in una comunità di fratelli, in una comunità che deve trovare gesti concreti per rendere viva quella parola che ha ascoltato e di come tutto questo possa essere sostenuto nella fede. Cioè, come per i pani e quel grande segno che ci ha consegnato Giovanni all'inizio di questo capitolo, nella capacità di credere che anche attraverso piccoli gesti, piccoli strumenti,
come possono magari, che per noi sono quasi insignificanti e insufficienti, se ci crediamo e ci affidiamo a Lui nella fede, possono realmente trasformare la nostra esistenza in una sovrabbondanza d'amore che è capace di dare, essere segno nel mondo e di dare un senso nuovo alla nostra esistenza. Buona domenica a tutti. Thank you.